Oggi volevo parlare di stablecoin. Nell'ultimo video che ho fatto 2 settimane fa ho parlato della narrativa di Near e di come si sarebbe potuta ripetere su altre monete che lanciavano le proprie stablecoin copiando un pochino il modello di Luna o, se vogliamo, di Waves. E questo è successo, quindi ora ne andremo a parlare e andremo a parlare dell'impatto che avrà su Luna, sulla narrativa di Near e su altre monete che mi piacciono. Quindi in particolare andremo a parlare di Tron, quindi Tron sta per lanciare la sua stablecoin, andremo a parlare di altre monete che potrebbero andare a lanciare la propria stablecoin, di altri protocolli che sono simili ad Anchor e di cosa vuol dire questo. Quindi Tron sta lanciando la propria stablecoin, dice che riuscirà ad avere fino al 30% yield. Prima di parlare di questo, come vedete, ho una nuova postazione, quindi questo è uno dei motivi per cui non sono riuscito a pubblicare per 2 settimane video. E questo quindi sarà questa sarà la mia nuova postazione. Mi scuso se c'è dell'eco, perché la stanza è abbastanza vuota, quindi la dovrò riempire. Per adesso almeno io sento l'eco, non so se sentirà anche il video. Quindi Tron, da quel che dice, riuscirà ad avere 30% di yield. Numero uno, non ho idea da dove venga questo yield, quindi 20% è già altissimo, ad esempio su Anchor, o 20% su Near sarà altissimo ed è solo per il primo periodo. Non ho idea da dove venga il 30% e se resterà stabile, però diciamo che potrebbe crearsi una buona narrativa attorno a questo se dovesse essere reale e se dovesse essere sostenibile, o anche non sostenibile, perché alla fine anche Anchor non è effettivamente sostenibile nel lungo periodo. Però se dovesse essere stabile, quindi se almeno per 5-6 mesi, anche se non è sostenibile, ma dovesse essere stabile il 30%, la vedo come una narrativa che si potrebbe creare attorno a Tron. Quindi Tron sta lanciando la propria stablecoin. Comprerò Tron? Questa è una domanda che mi avete fatto in molti. No, probabilmente non comprerò Tron, perché per le stablecoin serve fiducia. Probabilmente non ci sarà troppa fiducia attorno a Justin Sun, che è il creatore di Tron, che si è un po' allontanato da CEO di Tron, però lo è comunque. Comunque è un miliardario, quindi credo che il peg della moneta riuscirà a essere abbastanza stabile almeno all'inizio, quando sarà una moneta molto piccola. Credo che comunque si potrebbe creare una narrativa attorno a Tron. Come vedete, appena è stato annunciato il 21, il prezzo di Tron è schizzato. La vedo come una possibile narrativa. Adesso, ora come ora, non ho intenzione di entrare su Tron. Potrei entrarci a prezzi più alti se dovesse essere una narrativa veramente interessante, anche se in realtà sono molto titubante sull'entrare su Tron, quindi probabilmente non entrerò su Tron anche con questo 30%. Potrebbe cambiare, però per adesso sono abbastanza sicuro che non entrerò su Tron. La seconda domanda dopo il comprerai Tron è: cosa sta succedendo? Perché tutti questi protocolli stanno lanciando stablecoin? Numero uno, c'è una grande richiesta di stablecoin, quindi il mercato è un po' spento, è molto fermo. Gli yield su stablecoin probabilmente negli ultimi 6 mesi sono stati meglio degli yield più alti però su altre monete volatili. Quindi se avete uno yield del 100% su una moneta volatile negli ultimi 6 mesi probabilmente avete fatto peggio che semplicemente prendere gli USD e metterli su Anchor. Quindi lo yield su stablecoin è molto ricercato al momento e quindi si sta creando questo trend in cui tanti L1 stanno lanciando la propria stablecoin, o la lanceranno, come ad esempio possiamo vedere Torchain. Torchain ha la propria sezione stablecoin nella documentazione con work in progress, quindi probabilmente, anzi non probabilmente, loro lanceranno Tor.usd. Ci saranno probabilmente tante altre chain che lo lanceranno. Questa narrativa andrà a spegnersi man mano, quindi per Near c'è stato un aumento quando è stato annunciato USN, USDN di Waves ha fatto crescere Waves del 400%, Tron è salito quando è stato annunciato. Man mano che andiamo avanti, più L1 andranno ad annunciare la propria stablecoin e meno questo avrà effetto sulla narrativa, perché ovviamente la narrativa si stanca. Lo vedete con gli altri fork, con gli on fork, con i tom fork, con i fork di Uniswap. Quindi all'inizio tutti pompavano e poi man mano, siccome era una cosa non più nuova, la narrativa si è un po' spenta. Quindi non andrei troppo ad inseguire questi pump, andrei forse a vedere la narrativa che si crea attorno alla stablecoin una volta che è creata, una volta che il peg più o meno si crede che si possa mantenere. Quindi andrei più ad analizzare lo yield che si può avere su queste stablecoin piuttosto che la narrativa che si creerà sulle monete stesse. La cosa che ho fatto su Near è proprio analizzare la narrativa che si crea sulla moneta stessa, ma anche perché ero bullish su Near già da prima che fosse annunciato USN, quindi avevo una tesi su Near già da prima, non è solo USN che mi ha dato una tesi su Near. Quindi
Il fatto che Tron lanci una stablecoin sarà buono per Tron, quindi ovviamente sarà abbastanza buono per Tron, a meno che la stablecoin non fallisca, però non andrei ad inseguire queste nuove monete, quindi non comprerei Torchain solo perché c'è la stablecoin, non comprerei Tron solo per la stablecoin e non comprerei qualsiasi altro L1 solo per la stablecoin. L'unico L1 che comprerei per la stablecoin è Luna, perché è la prima, probabilmente perché almeno per un anno rimarrà la prima stablecoin algoritmica. Credo che rimarrà la prima in generale per un bel po' di tempo, ma almeno per un anno non credo che nessuno riuscirà a superare Luna, anche perché Luna sta facendo delle cose molto intelligenti, ovvero sta facendo partnership con, ad esempio, con Atom, con AVAX, possibilmente con Solana, per evitare che loro lancino la propria stablecoin. Quindi Doquan, non in questo tweet, però Doquan, invece di comprare 100 milioni in Bitcoin, ha comprato 100 milioni in AVAX, quindi vi ricorderete che Doquan sta comprando 10 miliardi di Bitcoin, ha tolto un pochino da quei 10 miliardi di Bitcoin e ha comprato un pochino di AVAX e probabilmente comprerà un pochino di Atom e un pochino di Solana. Perché se riesce a fare partnership con questi L1, probabilmente questi L1 renderanno liquidi UST sul proprio ecosistema e non lanceranno una propria stablecoin, e quindi UST diventerà la stablecoin algoritmica di fatto anche di AVAX, magari di Atom, di Solana. Quindi Luna sta comunque muovendo molto bene, l'unica moneta che comprerei solo per la stablecoin è Luna. In questo tweet e in altri tweet, Doquan ha parlato di ciò che sta succedendo, quindi ha dato la sua su tutte queste stablecoin, e lui è positivo, quindi a lui non interessa che il suo protocollo stia venendo copiato e rilanciato da 10.000 altre monete, a lui piace il fatto che ci siano tante stablecoin. E quindi diciamo la sta gestendo molto bene, quindi non sta dando contro queste stablecoin, le sta un pochino accogliendo. E molti mi state anche chiedendo, oltre alle domande che mi avete fatto prima, cosa potrebbe succedere a Luna e cosa potrebbe anche succedere a Near, dato che questa narrativa sta venendo copiata e venendo copiata potrebbe stancarsi molto, molto presto. Per Luna non credo ci saranno problemi, almeno nel breve periodo. Magari un pochino il prezzo potrebbe rallentare perché UST potrebbe avere un po' meno domanda, perché magari qualcuno si sposta su USN, qualcuno si sposta sulla stablecoin di Tron, poi magari ne verranno lanciate altre e ci si sposta là, quindi verrà diluito il capitale che sarebbe entrato su Luna. Però diciamo che medium term e long term non vedo troppi problemi. Short term potrebbe un pochino diluirsi gli acquisti che ci sono su Luna, ma non credo che avranno troppo impatto sul prezzo, a meno che questa narrativa non venga davvero portata al limite. Un problema che posso vedere su Luna, medium term e long term, è quello che una di queste stablecoin, una volta diventata un pochino più grande, quindi 2, 3, 4 billion di market cap, possa fallire. Quindi queste stablecoin ovviamente possono fallire e una di queste stablecoin di queste L1 probabilmente andrà a fallire, come ad esempio stava per fallire USDN perché Waves l'ha gestita malissimo. E quindi una delle narrative più brutte che si possono creare intorno a Luna, il fatto che uno di questi L1 sbagli, quindi faccia un errore questo L1 in particolare, la propria stablecoin fallisca e quindi si crea una narrativa sbagliata attorno al fatto che Luna potrebbe fallire dato che questo altro L1 è fallito. Effettivamente Luna potrebbe fallire, però diciamo che lo scenario che mi sto immaginando è quello in cui qualcuno agisce, ad esempio come ha agito Waves, la stablecoin fallisce e quindi poi ci si gira e si dice: ah, ok, quindi siccome è fallito quell'altro layer 1, allora anche Luna fallirà. Quando si creano queste narrative è importante pensare al fatto che non debbano essere vere, quindi non è effettivamente vero che dato che quell'L1 è fallito, anche Luna dovrà fallire. Ma è importante come vengono percepite dalle persone, quindi se le persone percepiranno che questa narrativa è vera, allora sarà vera, quindi in quel caso prevedo che Luna potrebbe avere dei grossi rallentamenti. Per Near la storia è un attimino diversa, quindi ovviamente Near aveva il fatto che fosse la prima, oltre Waves, a un pochino copiare Luna e quindi aveva quella forte narrativa. Un pochino si sta spegnendo, quindi si è ovviamente indebolita perché si sta diluendo. Credo che comunque sarà molto forte perché Near lancerà entro fine aprile, quindi entro il 29 di aprile dovrebbe lanciare USN, mentre la stablecoin di Tron dovrebbe lanciare il 5 maggio. Quindi comunque la stablecoin di Near verrà lanciata prima, quindi un pochino di narrativa se la può tenere per quei giorni e quindi credo che comunque potrà beneficiare questa cosa. Ovviamente la narrativa si è un pochino rallentata,
anche se Tron non è troppo grosso come competitor. Se non ci fosse questo 30% che Justin Sun dice di poter raggiungere, non credo che la narrativa di Nier sarebbe stata toccata. Con questo 30% è un pochino diverso, quindi un pochino, ovviamente verrà rallentata la narrativa che ho descritto nell'altro video, comunque verrà lanciata prima USN, quindi comunque riuscirà a prendere un pochino di quel che doveva prendere prima, comunque ha tanti visti dietro, quindi arriveranno capitali su USN, quindi molto di quello che ho detto in questo video rimane. E credo che comunque le whale, se dovessero decidere dove andare, probabilmente all'inizio decideranno di andare più verso Nier rispetto che a Tron. Probabilmente la whale più grande della DeFi in realtà è Justin Sun. Mi ricordo una volta in cui Ave poteva avere un bug con Xsushi, se non sbaglio, e Justin Sun ha tolto 5 miliardi da Ave, quindi Justin Sun è probabilmente il 30% del TVL nella DeFi, in tutta la DeFi, forse un po' troppo 30%, però Justin Sun è probabilmente la più grande whale che c'è al momento nella DeFi, quindi se lui dovesse muovere capitale per andare completamente su Tron, la storia potrebbe un po' cambiare. Per come ha agito in passato probabilmente non succederà, probabilmente potrebbe anzi utilizzare questo come exit liquidity, quindi non mi fido troppo di Tron e tante altre persone non si fidano troppo di Tron, quindi anche con questo 30% Tron è probabilmente la moneta più sbagliata dove avere questo 30%. Se questo 30% fosse stato su un qualsiasi altro L1 con un pochino più di fiducia, o anche senza fiducia, molto più sconosciuto, quindi senza il passato che ha Tron, probabilmente questo avrebbe quasi completamente rubato la narrativa di Nier. Invece, dato che è Tron, dato che c'è Justin Sun dietro, probabilmente molte persone non si fideranno di andare su Tron, almeno all'inizio, e quindi, anche se credo che Tron manterrà il peg, non so da dove prendono lo yield e non credo che almeno all'inizio molte whale andranno là, quindi credo che USN farà meglio all'inizio rispetto alla stablecoin di Tron, quindi che si chiama USDT. Altra cosa, ci saranno altre monete che ovviamente saranno toccate da questo. Una di queste sarà Curve e Convex. Questo perché, se possiamo andare a vedere, ecco qua, USDT, che è la stablecoin di Tron, sarà disponibile anche su Ethereum. Per essere disponibile su Ethereum avrà bisogno di liquidità, per avere liquidità dovrà andare da Curve, quindi dovrà mettere le pool su Curve e probabilmente creeranno una DAO, in realtà Tron ha già una DAO, con la DAO di Tron andranno a comprare dei Convex per andare a votare se stessi, oppure andranno a fare le bribe, però probabilmente molti di questi layer 1, una volta lanciata la propria stablecoin, quindi dopo un periodo iniziale in cui si stampa la stablecoin, proveranno a spostarsi su Ethereum, dopo essersi spostati su Ethereum dovranno rendere questa stablecoin liquida, e quindi andranno su Curve, e una volta andati su Curve probabilmente andranno a acquistare Convex. Quindi questa è probabilmente una narrativa che, se questa narrativa delle stablecoin dovesse crescere di molto, probabilmente se ne creerà un'altra attorno a Convex, per cui questi layer 1 dovranno rendere liquida la propria moneta e quindi dovranno andare a comprare Convex. Quindi non sono costretti a comprare Convex, però probabilmente lo andranno a fare. Per ora praticamente nessuno di questi L1, tranne ovviamente Terra, che è l'holder più grande di Convex, è andato a comprare. Quindi lo devono ancora fare e probabilmente lo andranno a fare. Quindi non so se USN si voglia spostare su Ethereum, possibilmente non per l'inizio, però Tron, come detto, si vuole spostare, USDD, che è la stablecoin di Tron, si vuole spostare su Ethereum, molte altre stablecoin probabilmente si vorranno spostare su Ethereum, e per farlo, come detto, dovranno andare a mettersi su Curve e probabilmente andranno a comprare Convex. Sto registrando questa parte dopo aver finito il video, mi sono completamente scordato di parlare di Orbit Network, che sarà un qualcosa tipo un clone di Anchor su Kronos. Credo che nasceranno altri protocolli di questo genere, però non credo avranno troppo impatto rispetto a quello che potrebbero avere delle stablecoin sull'L1. Quindi non credo che questi cloni, in realtà non sono effettivamente cloni, però non credo che questi progetti simili ad Anchor andranno troppo a toccare la narrativa, perché alla fine quello che c'è su queste monete non è solo lo yield, non è solo la necessità, ma anche una storia, e quindi bisogna ragionare anche sul come questi protocolli possono andare a cambiare la storia, a cambiare il racconto che c'è attorno a queste monete. E non credo che questi protocolli del genere possano farlo troppo, potrei sbagliarmi, però non credo lo andranno troppo a cambiare quello che si dice su quelle monete.
Ovviamente se uno di questi protocolli dovesse diventare più grande lo andrà a fare, però protocolli piccolini che fanno quello che fa Anchor non credo che andranno troppo a cambiare la storia che si racconta su Luna, che si racconta su Near, che si racconta anche sulla stablecoin di Tron. Quindi mi avete chiesto anche pareri su questo, non credo che questo avrà troppo effetto, almeno nel breve periodo. Quindi questo è quello che penso su come verranno toccate le monete che mi piacciono, quindi Luna. Non credo andrà troppo a cambiare ciò che succede su Luna. Un pochino si rallenterà adesso, quando verranno lanciate tutte queste stablecoin. Un pochino nel lungo termine si diluirà quello che dovrebbe andare su Luna, ma non credo neanche di troppo. E si potrebbe creare effettivamente una narrativa per cui se una di queste stablecoin fallisce, si creerà una narrativa in cui si dice, ah, siccome quella è fallita, allora potrebbe fallire pure Luna. Dato che all'inizio, ad esempio, molti erano spaventati da Luna per quello che era successo su Titan, se vi ricordate su Polygon, quella stablecoin che fallì, e si potrebbe ricreare una cosa molto simile. Near ovviamente rallenterà. Però non credo di molto, credo che comunque la narrativa su Near sia forte e comunque sia meglio scommettere su Near rispetto che scommettere su Tron. Non andrò, almeno per adesso, a scommettere su Tron e non credo lo farò in futuro, questo potrebbe cambiare, ma per adesso credo di poter dire che non investirò su Tron. E una delle narrative più forti che vedo crearsi attorno a queste stablecoin non è sui layer 1 stessi. Quindi io non andrei a inseguire i layer 1 stessi, al massimo andrei a inseguire le stablecoin con yield se credete che il peg si possa mantenere. Quindi ad esempio su USDD non avrei troppi problemi ad avere USDD all'inizio perché credo che comunque con tutti i soldi che ha Justin Sun il peg si potrà mantenere, quindi la fiducia almeno per l'inizio credo che ci potrà essere. Però andrei più che altro a inseguire le narrative derivanti da questo, quindi andrei a vedere chi può beneficiarne di più e questi sono Curve, ma probabilmente in realtà Convex sarà la moneta che beneficerà di più da questa narrativa di stablecoin. Quindi questo era quanto. Scusatemi se mi sono sembrato un pochino impacciato, non faccio video da 2 settimane, non sono più abituato. Scusatemi anche se c'è eco, riempirò la stanza. Vi lascio il link di Discord in descrizione, potete scrivermi un commento su YouTube o su Discord e rispondo su entrambi.